Pronto? Di chi è sto telefono? È il tuo nuovo telefono. E dov'è il mio? Nell'oceano. Ce l'hai tirato tu, credo. Non ricordo, ero fuori come un balcone. Senti, vediamoci all'hackerspazio. Dov'è? Guarda le foto e lo capirai. Ok, forza. Vedi di alzarti, forza. E di chi è questa casa? Cosa che ne... Ero ubriaco, eh? Ubriaco marcio. Mettiti addosso qualcosa e ti dirò dove andare. Oh, dovrei tenere il cellulare pronto oggi, perciò vai sullo store e scarica quello che devi prima di venire qui. Merda, ho subito la camminata della vergogna. Oh, no, 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 no! Wow!
devi fare una cosa così! Sa lei come ha gli occhi e i capelli? Qual è il suo libro preferito? E se lo porta dietro dappertutto? Eccezionale! Fantastico, vero? Gli esercizi della Bloom è difficile da battere. Sono stato ambiziatissimo. Hanno persino uno chef personale che gli organizza la dieta. Ma ci pensi? Quanto diavolo può costare? Ok, Sitara, ma dove sei? Ti mando la posizione e il codice per la porta. Devo scappare? I think I was embarrassing with them, wasn't I? We'll be right back.
Vaffanculo, vaffanculo, vaffanculo. Mi hai sentito? Ho detto vaffanculo. Il tuo mazzo non va. Hai troppe carte. Ecco, guarda. Devi togliere tutte le carte palude. I mostri che hai lì non valgono niente. Io... Cosa? Scusa. Ehi, ti va di farti un turno? Ci manca giusto un giocatore. È uno di quei nuovi giochi tedeschi. Hai presente? Oh, ma è Free Road. Fa niente. Ehi, apri le orecchie. Che stronzata! Ho tirato un dado da 12 e l'ho colpito a malapena. No mames! Non ci credo! Pinche huevos, che stronzo! Ehi! Era ora. Josh e io ne abbiamo parlato. E dato che da un sacco che vogliamo metterlo in culo alla Bloom... Allora, servono due cose per distruggere la Bloom. Convincere la gente che hai ragione e che non sei solo un troll. E un sacco di bot per gestire i dati elaborati dal sito OS. Grazie, Josh. Abbiamo passato la notte a modificare la tua app, così i tuoi follower la scaricano e noi possiamo usare i loro processori. Ma è tutto vero, facciamo sul serio. Certo che facciamo sul serio, svegliati. Esatto! I barbari sono alle porte pronti a far saltare un po' di teste romane. Ci concentreremo su alcune operazioni d'alto profilo, perché se la gente vede e ride, poi si scarica la nostra app. Giusto. Tranquillo. Inizieremo con una cosa divertente. Marcus! Eccoti qui, vivo e vegeto. Non ci contavo dopo il tuo giretto. Vieni qui, devo mostrarti una cosa. Ricerca open source. Ecco, beh, tutti noi qui condividiamo i punti deboli che troviamo e incoraggiamo gli altri a condividere lavoro, ricerche, eccetera. Ok, ma che fa un'app di ricerca? Amplia le conoscenze? Ci rende irresistibili agli occhi di chi ci piace? Cosa? È un po' come conosco il Kung Fu, insomma. Se il Kung Fu fosse di moda e non facesse così 1999? Certo. Thank you.
mira, le vette della tecnologia. Stampante 3D? Questa è la regina delle stampanti. Può produrre un intero arsenale di armi letali. Sul serio? Già, se sai usarla, voilà! L'hipster mercante di morte. Mi piace, ma non sono un hipster. Sì, se ne sei convinto tu. Ora prova a farci qualcosa, ma senza ucciderci. È bello avere un altro fratello qui. Felice di essere qui, davvero. Siete tutti hacker? Beh, è un requisito minimo per entrare nell'hacker spazio. Ognuno è specialista in qualcosa. Prendi Josh là in fondo. Passa il tempo a costruire cose fuori di testa. Ora è alle prese con un drone da paura. E Wrench? Anche lui se la cava. Ma è più bravo a smontare. E Sitara? È un artista e ne sa un sacco di grafica. Senza di lei, il DedSec se ne andrebbe in giro senza un volto o una voce. E tu invece? Qual è il tuo superpotere? Coordinatore tattico. O mandriano di gatti, scegli tu. Porto il DedSec dove ha maggiore impatto. Conosci il Primate? Sono degli hacker stronzi e figli di puttana. Sì, mi sono già scontrato con loro. Non è stato piacevole. Questo è il mio Marcus. Contattami quando sei pronto per partire e ti dico tutto. C'è sempre qualcuno che dà la caccia al Primate. Il tuo aiuto gli farebbe comodo. È pazzesco, giusto? Questo posto è pazzesco. Prima tenevamo traccia dei newsfeed qui, ma ora è la bacheca dei follower. E ci dice se siamo di moda? No, no, si basa su dati certi. Sai, come quanta gente ha scaricato la nostra app e quanta potenza di calcolo abbiamo. Fico. Ah, a proposito, sto mettendo l'app del DedSec sul tuo telefono proprio ora. Quando è pronta, aprila, clicca dove è indicato e poi vai al parco, così la proviamo. Molto bene. Ah, un'altra cosa. Ti metto un reminder nel telefono, così ti ricordi che cosa vogliamo. Cioè, la potenza di calcolo per fermare la Bloom. Thank you.
Dopo una breve pausa, intervisteremo un ex artista di strada. Sweet T, così è noto nell'ambiente, è qui per promuovere un libro sulle sue opere e una nuova linea di moda che comprende magliette, cappellini e gioielli. Roba da urlo! L'app è scaricata e sono al parco. Che devo fare? Ora profila le cose intorno a te, la gente, i cellulari. Vedi cosa riesci a ottenere. Così potremo decidere le nostre prossime mosse e quali azioni fanno sì che la gente si interessi al DedSec. Più follower scaricano la nostra app, più informazioni avremo. È un circolo virtuoso. Oh, e cerca di trovare qualcosa che ci aiuti nelle nostre ricerche. Hipster mercante. Questa app è una miniera di dati. Di morte. Ok, ho capito. E adesso? Sta a te ora. Puoi fare tutto quello che credi sia giusto. Aggiorniamo l'app del DedSec e in questo modo avremo più follower. I follower sono la nostra base. I follower sono computer e quindi più potenza di calcolo. Il che significa compiere azioni più grosse. Ehi, cos'è sta storia di Bobo DX? Sai che Bobo sta lavorando a un nuovo album? Sì, l'ho sentito. Beh, non lo ascolterai. Quello stronzo di Jim Carcani ha pagato milioni per tenerselo tutto per sé. Che c'entra un CEO farmaceutico con un album rap? È un grande fan di Bobo. Probabilmente vuole appendere l'album al muro tipo un trofeo. Ci sta solo sventolando i suoi soldi in faccia. Sai se Bobo ha accettato? Non ha ancora annunciato nulla, ma lo farà. Sono un sacco di soldi. Forse c'è ancora tempo per intervenire. Tempo per cosa? Mai sentito parlare di Jim Carcani? È il pezzo di merda che è andato in TV a ridere per aver alzato il prezzo dei farmaci contro la leucemia. L'uomo più odiato d'America? Sì, perché lo chiedi? È un grandissimo fan di Bobo DX. Deve aver saputo che Bobo è in città a incidere perché gli ha offerto milioni per avere il disco solo per sé. Che stupido. Bobo non accetterà mai. Quello vero no. Quindi dovremo passare per lui. Vado a fargli visita e a prendere in prestito qualche sua nuova canzone per darci un po' di credibilità. Come contattiamo Carcani? Dovete scorrere le interviste, i podcast, tutto. Trovatemi qualche frase utilizzabile. Dobbiamo fare un collage. Mi piace! Marcus, il Primate ha messo le mani su alcuni nostri dati. Cazzo, dove sono? In un'auto a gran velocità. Ah, Marcus, qualcuno li sta inseguendo. Vogliono estorcergli delle informazioni. Ok, trovo un mezzo veloce e provo a raggiungerli. Marcus, si allontanano, devi andare più veloce. Sì, ok.
L'associazione religiosa New Dawn accusa il consigliere di Oakland Miranda Comey di diffamazione. In una recente intervista, il consigliere ha definito New Dawn una truffa con schema piramidale. L'associazione non sembra avere risposto solo per vie legali. Chicago ha coordinato le operazioni. Tutti all'opera per lo stesso obiettivo. In giro si dice che il loro gruppo senza capi ora abbia un consiglio direttivo. Il consiglio dei Dave. Non so se sia vero o meno, ma qualcuno li sta dirigendo. Lo so perché li ho studiati nel dettaglio. Ho anche collaborato